Ampia pagina adesso riservata al calcio dilettantistico, la apriamo Luca con un collegamento. Eh sì, perché con noi c'è chi di gol ne ha fatti davvero tanti in tante categorie, oltre 500 partite ufficiali nella sua carriera e gol continuerà a farli. Cristiano Ancora, neoattaccante dello Squinzano, buonasera intanto Cristiano. Buonasera a voi e grazie. Ha fatto tanto rumore questa tua scelta, un salto all'indietro di due categorie, che progetto ti ha persuaso ad accettare? Qui ti vediamo in maglia bianconera con l'annuncio di ieri, che progetto ti ha persuaso, dicevo, ad accettare questa proposta? Guarda, è stata sicuramente una scelta di cuore, ma allo stesso tempo una scelta abbastanza ponderata, avevo già deciso mesi fa, comunque ho avuto la fortuna di far parte di un progetto importante gli ultimi 4 anni come quello del Martina, che sicuramente mi ha lasciato tanto sotto tutti i punti di vista, e quindi qualche mese fa ho deciso che era il momento giusto di tornare, e quindi sono contento. Poi comunque a settembre ci sarà un discorso anche di settore giovanile che mi vedrà coinvolto, un mondo nuovo per me che non so se riuscirò a insegnare a giocare a calcio, ma sicuramente gli trasmetterò tutta la passione per questo sport magnifico. Torni a casa praticamente oltre 20 anni dall'ultima volta, cito alcune maglie indossate: Taranto, Brindisi, Martina Franca, Nardò, Matera, Grottaglie, Latina, Pavia, hai lasciato sempre il segno, Cristiano. Ecco, riguardandoti indietro, c'è qualche piccolo rimpianto per la carriera o prevalgono le tante soddisfazioni raccolte? Beh, comunque ognuno di noi ha una storia, un percorso di vita, potevo fare di più, potevo fare di meno, però tirando le somme sono contentissimo, sono tanti anni, sono più le volte che sono riuscito a incidere, per usare un termine che mi piace, rispetto a quelle che purtroppo ho fatto male, che in un percorso di tanti anni ci può stare, però la vera vittoria è stata essere sempre me stesso con i miei pregi e i miei tanti difetti. Però tirando una linea, ripeto, sono contentissimo di quello che ho fatto, ne ho fatto una professione, ne ho fatto un lavoro e soprattutto dopo tanti anni la stessa passione è ancora viva. Qui stiamo vedendo i tuoi gol in tempi recenti, prima con il Martina, poi con il Manduria. L'ultima stagione com'è stata, Cristiano? Che valutazione diamo? È una stagione strana, forse col senno del poi il percorso perfetto per chiudere il cerchio in maniera perfetta sarebbe stato il passaggio diretto poi dal Martina a casa, però ripeto, un percorso così magari è fatto anche di errori, di sbagli, però io purtroppo sono andato sempre controcorrente, quando ho usato il cervello ho sempre sbagliato, il cuore, l'istinto mi ha portato sempre ad avere grandi risultati, però fa niente, sono contento e sono contentissimo ancora a 38 anni, 39 ancora non li ho fatti suonati, di ancora emozionarmi con un pallone tra i piedi. Cristiano, che sensazioni hai? Perché si parla anche di altri big del calcio dilettantistico pugliese che potrebbero raggiungerti, stai facendo un po' anche da mediatore per convincere alcuni a creare un grande Squinzano. Beh sì, dai, comunque sempre a tutte le categorie tanti giocatori forti chiamano giocatori forti, però a prescindere da questo è chiaro, è una categoria inferiore, però c'è un progetto importantissimo con tantissimo entusiasmo perché il calcio mancava da tanti anni, un campo bellissimo, un progetto fatto di persone serie che di questi tempi non è facile trovare, però sì, sono arrivati già giocatori bravi come Falconieri che ho la fortuna di ritrovare dopo l'esperienza di Martina, c'erano tanti giocatori bravi per la categoria dell'anno scorso, si parla di altri nomi, però mi insegnate benissimo che vincere non è mai facile, anzi quando fai le squadre a vincere ci sono tante insidie a prescindere dalle categorie. E allora davvero in bocca al lupo a Cristiano Ancora e allo Squinzano per quel che verrà, per questa nuova affascinante avventura, per questo ritorno a casa. Ciao Cristiano. Ciao, grazie e crepi il lupo. Un abbraccio.